Accolgo la sfida Bible Nomination di Alessandro Proto all'interno del programma Limitiamo i danni, però, perché comunque è una tematica di cui volevo parlare. Volevo condividere con voi un passo della Bibbia conosciutissimo. In realtà non è nemmeno necessario leggerlo, perché lo conosciamo tutti a memoria. Viene recitato milioni di volte all'anno soltanto in italiano e miliardi di volte all'anno in tutte le lingue del mondo. Fa parte della preghiera del Padre Nostro e recita più o meno così: Supercalifragilistichè spiralidoso. E lo so, sembra un po' strano, ma ho la sensazione che quando si recita quella parte del Padre Nostro, la comprensione che si ha di quello che si sta dicendo è quasi come dire supercalifragilisticexpialidocious. Non si capisce bene quello che si sta dicendo. E il versetto di cui sto parlando è: perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Il passo in questione ovviamente non parla di denaro, ma sta parlando di peccati. Perdona i nostri peccati come anche noi perdoniamo coloro che peccano contro di noi. Ora, se quel come fosse comparativo, sarebbe davvero un disastro. Perché dice: Signore, come io perdono gli altri, con la stessa misura perdona anche me. E siccome non perdono gli altri, Signore, non mi perdonare. Si prega quasi un giudizio su se stesso. Perché dico questo? Perché leggendo la Bibbia io noto molto spesso che il perdono di Dio è molto legato con il perdono che noi siamo disposti a dare verso il prossimo. Quindi, se sei una persona che nutre risentimento e rancori, io rifletterei bene su questa questione. E la prossima volta che preghi il Padre Nostro, poni in mente a quanto stai dicendo. E perdona prima di dire quello che stai dicendo. Sono stata breve, sono stata brava, ho ancora forse 20 secondi per leggervi un ultimo passo della Bibbia. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. Marco 11:26, parola di Dio. Benissimo, se volete vedere il resto della puntata potete cliccare sul girasole, altrimenti grazie della vostra attenzione e Maranatha!